Un'associazione di giovani denominata Altro Spazio sabato pomeriggio ha riunito un gruppo folto di cittadini presso il parco pubblico di Agropoli per discutere delle condizioni in cui versa il polmone verde della città. Presenti sin da subito alcuni politici extracomunali, ma nessun componente del Consiglio né dell'amministrazione Coppola. Il presidente, dopo aver elencato le criticità del luogo e le problematiche di abbandono, ha dato spazio ai cittadini. Siamo qui perché vogliamo appunto la partecipazione di tutti quanti e quindi è importante ascoltare quelle che sono sia le criticità ma anche le esigenze di ognuno di voi, delle persone che sono venute qui e che a noi fa davvero piacere il fatto che ci sono persone che vogliono dare diciamo un apporto a questa causa. Quindi volevo dire solo questo. Adesso noi semplicemente diamo la parola a voi. Una volta che finirà questa assemblea partiremo un po' con tutte le persone che avranno voglia a realizzare questo progetto e poi arriveremo a presentare quello che noi tutti insieme stiamo decidendo. Le idee degli intervenuti sono state raccolte in una missiva con l'intenzione di inviarla all'amministrazione Coppola. A sorpresa però il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, si è presentato all'assemblea intervenendo e subendo anche delle contestazioni. Sì, però se mi interrompete di continuo vuol dire che non mi volete ascoltare, oppure volete impedirmi di dire la mia. Se c'è la possibilità di parlare liberamente, poi se non c'è questa possibilità, io... Sul tema, il tema è il parco pubblico. Sì, ma prima quando sono arrivato si è parlato... Non è il problema di non farti parlare, è che tu sei il primo cittadino, hai tempo, spazio e luoghi dove parlare. Però vedi questo... Non ti dovevano invitare perché tu non devi essere invitato. Tu dovevi conoscere già la realtà, ci dovresti venire tutte le mattine. E la conosco benissimo, però questo è un incontro con i cittadini, non un dibattito pubblico di carattere politico. Sì. Tu sei il sindaco di questa città, noi ti dobbiamo invitare per vedere il parco pubblico, come in che condizioni sta, ma ti prego. Tu, allora, io non sono visibile perché io ero una noce. Ma qui stiamo facendo, è evidente che stiamo facendo un dibattito politico, non mi avete fatto parlare, non mi avete dato tempo. Ce l'hai lo spazio, hai il consiglio comunale, hai un addetto stampa, hai la visibilità che vuoi. Abbiamo detto non è una tribuna elettorale. E infatti, come abbiamo fatto finora, nessuno è stato fermato. Non è una tribuna elettorale. Calmati gli animi, l'associazione Altro Spazio ha consegnato la missiva direttamente a mano al sindaco di Agropoli, ottenendo una promessa di convocazione per discutere sulle proposte e redigere insieme il programma di rivitalizzazione del parco. Lei ha detto dovete essere pazienti. No, ho detto così. Se poi capiterà che dobbiamo fare un mese di ritardo e quindi c'è la necessità di pazienza, voi capirete il motivo per cui si è creato questo mese di ritardo. Ma dopo tutti questi anni, figuriamoci se un mese di ritardo ci cambierebbe qualcosa. E allora, viviamola insieme questa cosa, non facciamo un processo alle intenzioni, solo dopo potrai raccontare che se non è così questo ho sbagliato. Non è un processo alle intenzioni, questa è la mia personale idea ed è per questo che siamo qui, non è un processo alle intenzioni. E quindi dico, per questo dico, non mettiamo dei paletti su quello che accadrà. Viviamole insieme e vediamo quello che succederà. Certo, anzi da parte nostra c'è tutto l'entusiasmo di vederlo insieme. Anche perché, come ha detto lei, sindaco, se parliamo di trasparenza, appunto le diamo una mano, quando qualcuno le potrà dire questa cosa non la state realizzando, come ha detto lei, noi possiamo dire appunto... Testimoniare quello che è successo. La realtà dei fatti. Va bene.